Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mattia e voi state guardando Call Me Fanboy. Sono finalmente tornato dalla Francia e quale modo migliore per riprendere a caricare video se non con un unboxing? Oggi infatti apriremo una scatola misteriosa che mi è arrivata da Pop in a Box Italia. Ho infatti iniziato a collaborare con questo sito dove potete trovare la qualunque riguardante il merchandising dei Funko Pop, dei Funko in generale, di tutti i fandom esistenti e a me in particolare hanno inviato una scatola misteriosa contenente degli oggetti su Harry Potter, il fandom di Harry Potter, dei nuovi appunto Funko usciti da poco, delle nuove uscite riguardanti sia i Funko Pop normali che altri pop in generale, e quindi direi di non perdermi in chiacchiere e di procedere subito con l'unboxing. Prima però vi ricordo di seguire i link che trovate qui sotto in descrizione e di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Detto questo, iniziamo subito. La scatola in cui sono contenuti gli oggetti che mi hanno inviato è questa, che è assolutamente meravigliosa. Raffigura qui l'Hogwarts Express e qui ci sono appunto Harry con Edwige, Hermione e Ron. E andiamo subito a vedere cosa contiene. Io ho sbirciato già il contenuto, conosco in parte il contenuto perché ci sono delle cose ancora da aprire. Quindi andiamo a vedere che cosa contiene la scatola. Vi mostro subito qui il contenuto e peschiamo il primo oggetto. Il primo oggetto è questa penna che andiamo ad aprire insieme. Ok, ed è appunto una penna della Funko, dell'azienda che produce i Pop, e qui è raffigurata la testa che troviamo sul Nottetempo nel terzo libro, terzo film, ed è una penna semplicissima con questa testa che è abbastanza inquietante, ma l'apprezzo lo stesso e non penso la userò mai, la terrò ovviamente come gadget proprio perché non voglio che si rovini. Prossimo oggetto che tiro fuori è una Mystery Mini, questa è ancora confezionata e va aperta, quindi andiamo subito a vedere cosa contiene. Nel frattempo qui in scatola abbiamo raffigurato Piton in versione molliccio, anche questo del terzo film, paga terzo libro. E vediamo che cosa contiene. In teoria il contenuto è misterioso, sì, perché è una Mystery Mini. Non ho idea di cosa possa contenere. Ok, vabbè, apriamola. E il suo contenuto è... No, contiene proprio Piton in versione molliccio. E niente, è carinissimo. Io volevo recuperare proprio il Funko vero e proprio, il Funko Pop, non questo della Mystery Mini di Piton, ma anche questo è davvero carinissimo. E niente, se ripenso a quella scena mi viene solo da ridere, anche perché poi Neville è uno dei miei personaggi preferiti, e quindi niente, solo tanto amore per Piton in versione molliccio. Prossima cosa che vi mostro è Harry Potter Vinyl Figure. Questo qui non è un Funko Pop normale, non so di preciso a quale collezione appartenga, comunque si presenta così, la scatola si apre in questo modo e adesso noi andiamo a tirarlo fuori. Appunto, allora abbiamo questo piccolo Harry in versione tutta da Quidditch, anche questo dovrebbe essere del terzo o del quarto libro barra film, e qui abbiamo anche i suoi gadget, ovvero la scopa e il boccino d'oro che non si vedrà mai perché è tipo piccolissimo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ed è tipo carinissimo, boccino d'oro con Harry versione da Quidditch. E all'interno di questa collezione possiamo trovare Harry versione normale, Ron Weasley, Hermione, Hagrid e Silente. E appunto queste qui sono, diciamo, una versione alternativa dei Funko Pop. Non so di preciso il nome, dovrebbero chiamarsi Vinyl Figure. Poi, nel caso vi farò sapere. E anche questo è tipo fantastico. E niente, sono già innamorato. Passiamo poi all'ultimo oggetto di questa scatola misteriosa e al pezzo forte di questa scatola misteriosa,
E sto parlando del pop di Sirius Black, ma non è il semplice pop di Sirius Black dell'ultima wave, bensì è una limited chase edition, quindi è l'edizione chase del pop di Sirius Black dell'ultima wave di Funko di Harry uscita. E appunto questa è la collezione dell'ultima wave in cui ci sono Harry, Ron ed Hermione in versione. Oh mio Dio, non mi viene la materia, comunque, cioè con la mandragola, non mi viene adesso il nome della materia. Poi abbiamo Ginny Weasley in versione Camera dei Segreti, dovrebbe essere, Gilderoy Allock, Tom Riddle in versione Camera dei Segreti e Nick quasi senza testa. E andiamo subito ad aprire questo pop meraviglioso. Ok, questo è il fantastico pop di Sirius Black in versione Chase. E niente, penso sia un pop bellissimo e io sono perdutamente innamorato. Sicuramente l'oggetto più bello di questa box. E lo adoro e andrà subito in libreria accanto ai miei libri e film di Harry Potter nel mio angolo magico e non vedo l'ora di scattare qualche foto con questo personaggio, ma con tutto il merch che ho ricevuto in generale. E niente, questo era l'ultimo oggetto di questa box misteriosa. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Scrivetemi qui sotto qual è il vostro oggetto preferito di questa box misteriosa. Scrivetemi soprattutto se conoscevate Pop in a Box Italia come sito, se lo utilizzate e come vi trovate. Io ovviamente vi lascio il link in descrizione per accedere al sito e spero che il video in generale vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!